Questa vicenda è ispirata a una storia vera, anzi, a due. Non ci posso credere. No, guarda, vabbè. Ma ti rendi conto, io sarei morta dalla vergogna. Guardala, guarda come si muove. Si è programmata. Ehi, Anna. Noi ti abbiamo più vista alla festa. Già, sei sparita. È successo qualcosa? Sono tornata a casa presto, che domenica dovevo anche studiare. Ah, sì? Studiare. Strano, perché Luca ti ha visto alle 3 di notte che stavi con quelli di seconda e balli veramente bene. Ci sono anche le prove. Lasciale perdere, Anna. Siamo sopra, ci abbiamo ancora i piani sopra. Ma cos'è questa fretta? Non te la mangiamo mica, sai? Se avete così tanto fiato da perdere, venite a recitare invece di lanciare frecciatine. Sai, cerchiamo proprio attrici brave come voi. Che coraggio. Guardate voi, guardate sfigate. Mamma mia. Ti hanno fatto proprio una crudeltà. Mi hanno preso di mira. Se ti fai vedere offesa, però gli dai troppa soddisfazione. Io non mi faccio vedere proprio. Oh, che bella strega. Io col teatro ho chiuso. Non ho più voglia di vedere nessuno. Ma che dici? Mi lasci da sola? Abbiamo deciso di fare questo spettacolo. Perché arrendersi? E lo dobbiamo fare. Perché arrendersi? Perché arrendersi? Figliolo caro, ma sei qui? Ma qual è la ragione ti ha spinto ad alzarti all'alba? Ben trovata, madre mia. Tutta la notte dei colpi fortissimi di tosse hanno infastidito il mio sonno. Ma si può sapere chi era? Ero io, padre, ma penso a curarmi. Oh, santa Trofimena, e queste cosa sono? Erbe proibite! Tu, giovane corrotto, mi sei figlio o nemico? Ma no, che dite, padre? Me l'ha detto Mattuccia, provengono dal suo giardino. Come osi rivolgerti a quella donna? Lei è in combutta col diavolo! Ma non lo sentite il profumo? Cioè, una volta cotte, sono un ottimo balsamo per vincere la tosse. Droghe, insomma. Ma no, io mi fido di Matteuccia. L'autunno scorso, con dei fiori dal nome Strambo, mi ha curato il mal di denti. No, lei è una strega. E lo sanno tutti. E queste sono magie... Qui devi essere più amareggiato. Hai paura che ti portino via il tuo unico figlio maschio. Consideralo come una tua proprietà. Sì, ma le attrici? Avevi detto che ci sarebbero state anche altre ragazze. Apparteniamo a due mondi completamente differenti. Tu sei il figlio di un ricco mercante, io invece ho questi fiori, queste erbe. Tu sei figlio di un ricco padre e io invece ho ben poco. Tutto quello che possiedo sono questi fiori e queste erbe. Apparteniamo a mondi di ben tu, fiori, io, rose. Qual è la battuta? Apparteniamo a due modi totalmente differenti. Voi siete figlio di un ricco mercante, mentre io ho ben poco. Ho soltanto questi fiori e queste erbe. Noi siamo diversi. Tu sei un ricco e io una povera. Ho solo queste erbacce. Apparteniamo a due mondi completamente differenti. Voi siete figlio di un ricco mercante, mentre io possiedo ben poco. Tutto quello che ho sono queste erbe e questi fiori.
Buongiorno a Todi. Oggi siamo qui con le responsabili del gruppo teatrale della scuola, Silvia Rabat. Buongiorno. E Anna Fichi. Buongiorno. Allora, volete raccontarci qualcosa di ciò a cui state lavorando? Allora, stiamo lavorando in questo spettacolo che parla di questa donna indipendente, ovvero la strega Matteuccia, che fin dall'inizio ci ha colpito me e Anna. Quindi voi credete che una storia così antica e conosciuta alla gente di Todi possa ancora raccontare qualcosa di attuale? Sì, è vero, è una storia molto antica, ma noi crediamo che allo stesso tempo sia anche una storia molto attuale, poiché la strega Matteuccia venne condannata per ciò che non era e purtroppo capita anche ai giorni nostri di giudicare senza nemmeno conoscere. Allora immagino che tutti qui a Todi fremano dalla voglia di vedere Tutta colpa di Matteuccia. Da Todi Web TV è tutto, alla prossima. Guarda che lo so cosa pensi. Scusa, non ho capito. Guarda che non siamo state noi a far girare quel video. Sono abituata dalla vita a questo tipo di offese e non mi stupisce che vostro padre non mi ritenga degna. No, no, meno enfasi. Devi pensare a quello che dici, non sorridere. Non c'è niente da ridere. Okay. Riprendiamo tutto da capo. Luca, tu non restare lì imparato. Pendi dalle sue labbra. Ma guarda questa, io non la facevo così scatenata. Lascio perdere, il video è andato dalla testa. Che faccia tosta. Ma dando la perfettina, invece eccolo. Ah, ha notato la parte della strega. Sapete a chi? Sì, ad Elena. Ha riempito tutti i social, figurati. Ah, non lo sapevo. Chissà se... Ma pensa ancora a quella. Lascia perdere. No, guarda, non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Perché non vieni anche tu? Io? A recitare? No, non vergogno. Sì, ti metti il cappuccio in testa, tanto fai la parte del boia e non dici nemmeno una parola. E devi solo tagliare la testa. No, bruciata. È una strega, va bruciata. Ecco. Cosa c'è da ridere? Non ti immaginavo così. Così come? Boh, sei diversa da come compari nei video. Per favore, smettila. Sì, ma non te scalda. Sì, vabbè. Dovrei fare dei movimenti precisi che Silvia ti farà vedere. Vabbè. Oh, Roby, che stai a fare? Niente, sto a ripassare le battute. Beh, ma le sai? No, sì, sì, è semplice. Senti una cosa. Sì. Ma chi è quello? È Francesco, uno di quarta. Mai visto? No, mai. Vabbè, è simpatico, se vuoi dopo te lo presento, dai. Sta calmo, non ne faccio a meno, guarda. Ma perché? Cioè, ti fai qualche problema? No, no, tranquillo. Non lo so, secondo me sì. Sei geloso? No.
Ciao, io sono il boia. Ciao, sono il boia. Ciao, piacere. Sono il boia. Ciao. Ciao. Io sono il boia. Sì, ok. La corda? L'ho presa. Grazie. No, se ti muovi magari riusciamo anche a provare. Sì, eccolo. Ho confessato una colpa che non ho commesso. Imploro al mondo di capirmi. Ma ce la fai? Sei disfigato. Silvia! Silvia! Oh, cosa c'è? Ma ti rendi conto che questo ci rovina lo spettacolo? Ma poverina, appena arrivato! Ma è un totale imbranato, l'hai visto? Ma dai, dammogli tempo, io sono sicura che migliora. Sì, sì, ve lo faccio vedere io come migliora. Dammogli tempo. Vedrai, vedrai, non ti preoccupare. Arriviamo al dunque. Come chiedere scusa? La vostra non è un'offerta al nemico di resa incondizionata. La vostra non deve essere una dichiarazione di autoannientamento. Quindi niente comportamento o parole melodrammatiche, tipo non sono degno di te, non ti merito più, perdono, 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 inginocchio da te. Magari pure sui ceci. No, questa sarebbe la vostra fine, perché la controparte potrebbe pensare: sì, è vero, mi sta chiedendo scusa, però sta strisciando nel fango come un verme, sta strisciando nella mota, e come sapete, i vermi nella vita non hanno molto successo. Elena! Ma si può sapere che vuoi? Ti voglio chiedere un attimo scusa. Ciao. Sei tu Matteuccia, vero? Mi hanno detto che prepari dei filtri, degli incantesimi. Ho disperatamente bisogno del tuo aiuto. Ti hanno informata male, cara mia. Io preparo piccole boccette di profumo per allietare le feste, ma poi la gente ci ha ricamato sopra, non sono filtri d'amore. Per favore, ho davvero bisogno del tuo aiuto. Devo far innamorare la persona che mi piace di me. Pensi che io abbia il potere di catturare l'amore? Mi sarei già trovato un uomo, no? Invece guardami, sono sola. Messer giudice, messer giudice. Buongiorno. Salve, messer Leo. Mi dica, cos'è che la turba oggi? Io voglio vedere fatta giustizia. Vorrei denunciare Matteuccia, nonostante mio figlio l'ami molto. Lei non può essere serio. Matteuccia è una così brava ragazza. Mi dica, di cosa l'accusa? Di aver compiuto le peggiori nefandezze. Quella donna pratica la stregoneria. Non può essere vero. Però se quello che lei dice è vero, farò giustizia. Vi chiedo, signore, di concedermi il diritto di vigilare e custodire quel lembo di terra chiamato Giardino di Matteuccia e le potrei offrire i frutti di quel terreno. Mi sembra un accordo molto interessante. Lei è un bravissimo uomo. Gli potrà essere concesso. Grazie mille. Acciderbolina! Chi sono questi che adesso vengono a disturbare mentre stavo dormendo? Non ci posso credere anche oggi. O voi che siete alla mia porta, ditemi, cosa volete?
Mio figlio, signor giudice, vuole sposare la giovane Matteuccia, ma mio marito vuole farla arrestare ingiustamente. Come pensate che io possa voler sposare una strega? Vostro padre dice che voi siete vittima dei suoi incantesimi. Ma non è vero, vuole soltanto impossessarsi del suo giardino. C'è da diventare ricchi con quel giardino. Matteuccia invece le sue erbe le regala, ogni tanto in cambio di qualche dono, ma solo per sopravvivere. Ho già preso la mia decisione, Matteuccia sarà uccisa. Una cosa è certa, dobbiamo cambiare la parte. Ti dispiace? Per me va bene. Cosa gli diamo? Perché ti devi arrendere? Me l'hai detto anche tu, Silvia. Perché arrendersi? Per rimediare, posso spiegargli io la parte, fino a che non gli sanguino le orecchie. Per me va bene. Allora, la storia di Matteuccia. Matteuccia è una contadina che coltivava le erbe e proprio per questo venne messa a rogo, perché venne accusata appunto di riprodurre queste erbe e di essere una donna molto indipendente, e per l'epoca non è che andava... Che ridi? No, all'epoca non erano molto indipendenti le donne. Allora, partiamo con questa, la scena finale. Io ti dico questa battuta, ok? Di Matteuccia. Non mi dichiaro né innocente, non mi dichiaro né colpevole né innocente. No, com'era? Sì, non mi dichiaro né colpevole né innocente. Mi dichiaro donna. Questa è la mia unica colpa. E tu arrivi con la corda, mi devi legare, ok? Vai. Tipo... Ok, sì. Così. Esatto. Oh, vedi, ci sei, più o meno ci sei, perfetto. Ci stingo più. No, troppo, no, troppo. La fune, tienila con il nodo già pronto. Mio padre, ad esempio, non è capace a farsi il nodo della cravatta. Infatti la tiene sempre annodata, pronta appena gli serve. Tu prova a fare lo stesso. Grazie mille. Di nulla. Senti una cosa, ma ti puoi stare la storia del video? Non ne voglio parlare. Ti dovrei dire una cosa al riguardo. Dimmi. L'ho girato io il video. Che cosa? Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Lo so, mi sento uno schifo. Però veramente pensavo che mi avrebbe dato attenzioni Elena facendo in questo modo. Ah, ecco. Per prendere attenzioni da Elena decisi di rovinare la vita a me. Veramente. Le persone non si trattano così. Va bene, non pensavo. Elena si è fatto male, potete venire al teatro? Si è fatto male, è caduta. Chiami i soccorsi, chiami i professori, chiama qualcuno. Elena, tutto ok? No, non è tutto ok, la gamba. Non ti preoccupare, Roby sta chiamando i soccorsi, i professori. Chi? Roby. Cioè, tra tutte le persone, Roby? Era l'unico che era nei paraggi. Pronto, prof. Una ragazza si è fatta male al teatro. Venga al più presto, per favore. Sì, si è fatta male, è caduta. Non c'è via d'uscita. È là fuori gioco. Silvia, no. Non se ne parla. Ti prego. No. Ti prego. No. Tu sei tutto copione. Ti prego. Sei l'unica che ci può salvare. Ti prego. Va bene. Ok. Va bene. Mi avete portata qui, ma io non ho fatto nulla di male. Come fate a dire che non avete fatto nulla di male? Matteuccia, voi siete una strega. Avete stregato queste persone. Vi rendete conto di cosa avete fatto? E questa corte lo sa. Noi ti dichiariamo colpevole. Tu invece come ti dichiari? Io non mi dichiaro né colpevole né innocente. Mi dichiaro donna. Questa è la mia unica colpa. A morte! Bruciatela! Stai zitto, sei tu il colpevole! Matteuccia è innocente! Io ho bisogno delle pozioni di Matteuccia!
È innocente! No, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Matteuccia è innocente, non è una strega. Ha fatto soltanto il bene vostro, di tutti, ha sempre aiutato tutti. E per questo la dichiaro libera. Non provare a toccarla. Puoi anche andare via, ormai sei libera. Evviva! Evviva! Lo sappiamo che nella vita reale Matteuccia fu condannata e morì bruciata viva. Ma per una volta volevamo che le cose andassero diversamente. E è vero, la realtà è difficile, ma se si fa musica, se si fa arte e film, se si scrivono libri e canzoni, è proprio per immaginare un mondo diverso.